Agosto, anno 2008. Il tempo è torrido e sulla Calabria incombe una tragedia. In un giorno, come tanti altri, Anthony, come al solito, badava alla forma del suo fisico, non risparmiandosi mai in sforzi, fatiche e gocce di sudore che copiose cadevano sul pavimento. Eccoci, siamo in cucina. Purtroppo l'orrore stava per entrare da quella finestra! Ma cosa mai accade? Ecco! Io ho sempre odiato quelli che si allenavano tanto! Adesso lo uccido! Oddio! Che cazzo è questo rumore? Chi osa di fare? Mi sa che eserciti ginnici! Ah, tu ginnico! Io ti ammazzo! Io ti odio! Buio. Buio! Io ti ammazzo! Io amo la massa muscolare! La tua massa muscolare! Tu non potrai difenderti! Ma mentre accadeva il fattaccio, in un'altra stanza, la signora Elvira non si era lasciata sfuggire nulla e, armata del suo fedele telefono, si apprestava a chiamare il nostro supereroe. Cosa è tutto sto casino? Pronto? Ho capito che c'ho telefoni che suona. Pronto? 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 Super Pilu? Ah, è Super Pilu. Ho sentito del casino. Ma non è che potrebbe venire a controllare, Super Pilu? Super Pilu, la prego. La prego, Super Pilu, venga. Venga, venga. Glielo, pensiamo noi, signora, lei ha sentito un casino, ha sentito, ma non si preoccupi, cioè, siamo sempre pronti noi. Stia calma, anche per lei, stia calma un attimo, glielo chiamo. Allora, non si preoccupi che chiamo la linea interna e ce lo dico io, ce lo dico, perché non c'è nessun problema. Arrivederci, signora, non si preoccupi, che risolviamo tutto. Abbiamo un caso per Super Pilu! Ho la linea segreta in contatto.
pronto? Super Pilu! Abbiamo un caso per lei! Attenzione! Sì, ma c'è del casino della signora Elvira! Elvira! Mi dichi per culo! Noi ci fidiamo della sua professionalità! Arrivederla! Vado! Vado! Ma ecco la trasformazione! Da squallido, grigio, inutile personaggio, egli diventa... Il Super Pilu è un'anguilla. Si muove silenzioso lungo le pareti delle abitazioni. Trova strade dove gli altri non trovano neanche monete, dove gli altri non trovano le chiavi di casa. Ma ecco che Super Pilu si appresta ad entrare nella casa. Mette a punto le sue grandi abilità nell'apertura delle serrature. Vediamo che si avvale dei più moderni strumenti tecnologici. Ma nulla viene a capo di questa maledetta porta. È incredibile la vittoria, la forza a portata di mano. E lui niente. Prova addirittura a bussare, blandisce la porta con parole dolci, con parole gentili, cerca di leccarla, la sessualizza, ma nulla accade. Povero Super Pilu. Cosa l'hai di un suo calcino? Cosa l'hai di un suo calcino? Andiamo a vedere. Ma che c'è lì? Apriamo un po', va? E via! Super Pilu! Sono Super Pilu, nonna, come stai? Eh? Mica Super Pilu, mamma! Oh, l'arma segreta! Oh, l'arma segreta! Ma che piacere! Cosa succede, nonna? Super Pilu! Non muori, di là! Paura, Super Pilu, paura! Super Pilu, pensaci tu, Super Pilu! Verso in imperscrutabili luoghi, in posti ameni, il cervello di tutta l'operazione. Franco. Operazione ultimata. Com'è andata? È quasi finito! È questo qua che si sta giovinando! Si può fare di meglio. Allora, è per me, dai. Sei tu allora! Sì! Incredibile! Sono Pilu! Chi ti manda? Dimmi chi ti manda! Il nonno!
Ma dov'è il nonno? Dove sarà mai? Gira, sfoglia, sfoglia. Ecco, qui! Qui sta il nonno! Intanto ne parliamo. Vediamo un attimo come va la situazione. Ma perché tutto ciò? Perché tutto ciò? Perché tu quando avevi 6 anni mi hai fregato la ragazza, la mia bambina. Ti piacciono le bambine? Dolce la rugiada d'autunno, ma l'inflazione ci supera sempre. La situazione era ormai incontenibile. Col bene in fondo. Cecilio, Cecilio, lo sai che quando parli a Super Pelo tutto a posto. Super Pelo è grande. Super Pelo è forte. Magnifico. Und singen, dies ist mal frei. Und wenn's das sein muss, mal Zeit vertreibt. Darunter die Jodel, Borg und auch Macht. Dies hat nur jeden glücklich gemacht. Oder da,